Ti presento un amico, vi presento un amico, e l'amico è Davide Frisoni, pittore Ciao. di Rimini che conosco da tanto tempo e che mi ha come dire, aiutato a fare un lavoro che mi stava particolarmente a cuore, che è questo: degli amici che fanno parte di un movimento che si chiama Movimento Ecclesiale Carmelitano, e che è guidato da, probabilmente molti lo conosciamo, da padre Antonio Sicari. Mi hanno chiesto alcuni anni fa qualche anno fa di fare loro mi hanno chiesto di fare la scenografia della sala dove loro fanno il loro ritiro. La sala è a Città del Mare, un villaggio turistico, una sala abbastanza, devo dire, un po' squallida, diciamo bruttina, dove loro ci fanno il ritiro, per cui la lezione di Padre Sicari e la messa. Io ho cominciato a fare questo lavoro di fare la scenografia, avevo cominciato a farla, e durante il lavoro è successo che mi è cambiato il lavoro, il lavoro mi si è diventato diverso. Cioè, il lavoro che stavo facendo ha cambiato di significato, per cui io ho avuto la sorpresa che mi è sembrato un altro lavoro. Perché? Perché sono stata ammessa, e ammessa che era di questi tempi, c'era su per giù il periodo di Pasqua, il Vangelo che Gesù aveva mandato gli apostoli, due apostoli, a preparare la sala per la Pasqua. No, andate, preparate la sala per la Pasqua, troverete un uomo con la brocca, eccetera, eccetera. E questi sono andati per preparare questa sala nel piano superiore, dice il Vangelo. Allora, la lettura di questo, ascoltare questa lettura, cioè, che cosa mi è successo? Mi è successo che io ho capito che non stavo facendo una scenografia, non stavo facendo qualche cosa per far apparire più bella una cosa, ma stavo preparando un ambiente perché sarebbe accaduto qualcosa. Che cosa? La stessa cosa che è accaduta durante la Pasqua, cioè la messa. Cioè, perché quel luogo là, quella sala del villaggio turistico, in qualche modo doveva diventare una chiesa dove si fa la messa. E per cui praticamente doveva diventare una cosa diversa. E allora il lavoro che stavo facendo mi è sembrato un altro, cioè di colpo mi è sembrato un altro, cioè non era più una scenografia, ma era come dire, la preparazione di una sala, di un luogo, di un ambiente dove sarebbe accaduto quello che è accaduto 2000 anni fa. Per cui, diciamo, a quel punto ho chiesto aiuto, cioè, perché poi cosa accade in effetti? Accade quello che noi chiamiamo la comunione, cioè accade l'amicizia. E perciò mi è sembrato molto importante, Davide, questo è il punto. Cioè, mi è sembrato molto importante chiederti di partecipare a questo lavoro offrendo le tue opere. Diciamo, mettendomi a disposizione le tue opere per partecipare a questo lavoro, che non era apparenza, ma era diciamo, il fare vedere, come dire, l'amicizia e la comunione che c'è già fra di noi. Perché, diciamo, che è carne, che è questa qua. Per cui ora, diciamo, allora abbiamo fatto, questo lo dico per chi si è collegato, magari non so, io è stato nel 19, mi pare, sì, nel 19, prima della pandemia,
abbiamo costruito dei pannelli. In questi pannelli ci abbiamo messo delle stampe di opere di Frisone. Sono stati conservati questi pannelli in un locale. Ora dovevamo, diciamo, perché ogni volta bisogna cambiarli, anche non è che bisogna fare una cosa nuova. Per cui bisognava smontarli e rifare la cosa. Prima di smontarli mi è sembrato bello farli vedere qua, cioè vederli io intanto, rivederli. Cioè rivederli, Davide. Per cui rivedendoli ho cercato di farli vedere a qualche amico che mi è venuto a trovare. Per cui ce l'ho qua installati, prima di smontarli, diciamo, sono qua. E poi mi è sembrato pure interessante fare questa conversazione con te, Davide, per ringraziarti, perché alla fine questo è il senso di questa chiacchierata che faremo, di ringraziarti. Per cui, Davide, Dimmi. per tutto questo era per dirti grazie. Troppo buono. Ogni tanto, ciao a tutti, vi ringrazio. Io sono un artista riminese, quindi sono nella mia splendida Rimini, che non cambierei con niente al mondo. E sono io in primis che ringrazio Calogero, perché Calogero ha una caratteristica fondamentale. Ti sfida. La cosa bella di Calogero è che ti sfida continuamente, cioè la sua anima così irrequieta, positivamente irrequieta, continua a sfidare e non ha paura di domandare, non ha paura di chiedere. E questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di Calogero. Siamo amici da molti anni, abbiamo condiviso alcune esperienze al meeting di Rimini. Io lavoravo per lo stand Il Clandestino di Davide Rondoni, curavo le mostre all'interno dello spazio e l'associazione Il Baglio era presente di fianco, vicino, ma sempre più o meno nello stesso padiglione, e ho avuto occasione di conoscerlo in quelle circostanze lì. Non c'è mai stato un lavoro comune, cioè non siamo, il desiderio di lavorare insieme c'è sempre stato. Non abbiamo mai trovato l'occasione giusta per poter fare delle vetrate insieme, che a me piace come sfida, lavorando io sostanzialmente sul tema della luce. E quando Calogero mi ha chiamato per questa cosa un po' strana, per questo l'ha descritto bene lui prima, che non è un semplice allestimento di uno spazio, no? Per renderlo più carino, la sua domanda l'ha espressa benissimo prima, era quello di rendere quel luogo dove si potesse vivere più profondamente, più anche visivamente, quell'esperienza dell'incontro con Cristo. E siccome me l'ha raccontata nella stessa maniera quando mi ha cercato, io ho fatto pochissime opere di arte sacra. Una è un Cristo che è presente anche lì nell'allestimento, ma io dipingo la realtà, io dipingo soprattutto le strade bagnate, bagnate dalla pioggia, piene di riflessi di luci e di colori. Ma quando lui mi ha fatto questa richiesta, in fondo, ho pensato che quello che mi stavi chiedendo era esattamente la mia domanda di quando io dipingo, cioè di poter fare un incontro della realtà che mi parla, mi racconta una presenza. È per questo che mi è interessato subito, gli ho detto subito di sì, poi l'ho fatto un po' patire per mandargli le immagini, perché io rimango un artista e ho le mie stranezze anche io. Però la sfida è stata interessante perché partiva, cioè la domanda che avevo io, la domanda che aveva Calogero era la stessa. Cioè che la realtà, che l'incontro con la realtà sia una possibilità di incontro vero. Di incontro vero con un mistero. Con un mistero che fa le cose, che fa anche la macchina che in quel momento è al semaforo davanti a me e che spingendo semplicemente il freno per bloccare la macchina si accendono i fari e questi fari si riflettono sull'asfalto bagnato. Ecco, per me questo
Questi eventi, così anche un po' banali se vogliamo, no? Di quotidianità, sono sempre la ricerca di un senso, la ricerca di un bene. Sostanzialmente la nostra storia comune è questa, mia e di Calogero. Entrambi cerchiamo un bene per sé in primis, no? Un bene che possa essere significante per me e quindi per chi sta attorno a me. E lo raccontiamo attraverso quello che ci accade. In questa occasione qui è stata appunto l'allestimento di una sala col desiderio di Calogero che non fosse un allestimento banale. Facciamo una piccola cosa, vedi buono che c'è. Silvana, sì. Salve, Salve, Ciao. è un piacere conoscerla. Piacere mio. Non darmi del lei che mi fai sentire vecchio. No, lei, dunque, Silvana è la mia tesista, sta facendo la tesi e io sono il suo relatore, niente di meno che. Si laurea a luglio, spera lei, non, spera lei che si lauri a luglio, diciamo la laurea magistrale, diciamo. È stata mia alunna del corso di l'anno scorso, delle di vetrate tecniche della vetrata dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e sta facendo una tesi sull'uso del vetro nelle decorazioni in architettura. E poi c'è Salve. Noemi Talluto, che invece è un'alunna del primo anno che ho insegnato all'Accademia di Belle Arti, ed è la prima che mi ha chiesto di lavorare qui. Già nelle lezioni si vedeva che aveva un forte desiderio. E mi ha chiesto di lavorare, io ho detto vediamo, proviamo. E questa prova ormai dura da quanti anni? Da 2 anni, e 2 anni di prova. Dopo 2 anni di prova ho deciso di assumerla perché che devo fare? Quell'assunzione è scattata per lei. E dopo di lei è arrivata Lorena, magari diciamo, devi levare un attimino le mascherine, che ne so, guardiamo. È arrivata Lorena che ha portato la novità della comunicazione. Cioè, lei mi sta aiutando molto per dire anche questo evento è possibile grazie al contributo che lei dà, diciamo, nel campo un po' della comunicazione. È così. Perché lei c'è. Certe cose, Davide, diciamo, sono certe passioni, nascono da un amore. Sempre la passione nasce da un amore. E allora la passione della comunicazione lei nasce dall'amore perché c'è il ragazzo che fa proprio lavoro in questo campo. Diciamo. No, vi dico una cosa che mi viene in mente un episodio così. Quando è nata, cioè, ho avuto la prima idea dell'associazione Il Baglio, un'idea così, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse. E ho trovato un'amica che si era entusiasmata, diciamo, era insegnante di scienze, mi pare di matematica, si è entusiasmata da quest'idea e mi ha aiutato moltissimo, cioè è stata determinante. Poi ho capito perché mi aiutava tanto, perché aveva un interesse verso un suo collega che invece insegnava arte nella scuola dove lei insegnava, ed era l'amore per quel suo collega che gli portava l'interesse verso l'idea che avevo io. Poi si sono lasciati e se n'è andato, ha partecipato non sarà questo il caso. Va bene, ma continua, dai. Ora perché ora sono qua e parli pure con loro. Vabbè, intanto è bello sapere che ci sono dei giovani che vogliono imparare un mestiere così antico e così prezioso, che non è mai scontato. E credo che non sia nemmeno scontato trovare dei buoni maestri oggi.
Calogero, l'ho detto anche prima in privata sede, lo ridico anche adesso pubblicamente, ma Calogero è un maestro che va. Pensavo se li faccio perché qualcuno dica queste cose che non No, so se sono vere. Calogero è un maestro, ma non solo per quello che sa fare, ma per come lo fa e per l'apertura che ha. Io ho imparato moltissime cose da maestri come Calogero, anche a loro insaputa, cioè non sanno di essere miei maestri. Il maestro non è, il maestro lo trovi, i maestri accadono, ok? Sono incontri che uno fa. E Calogero ha questa caratteristica, come dicevo prima, ama moltissimo il suo lavoro. Prima scherzavamo che noi siamo, come che dicevamo prima, Calogero, siamo degli. Dei Dilettanti. Siamo dei dilettanti, ma dilettanti. nella vera senso della parola, cioè coloro che si dilettano a fare quello che fanno, ok? Cioè è un mestiere che o lo fai con diletto oppure diventa una cosa molto meccanica per cui dopo un po' ti stanchi anche. Quindi noi siamo dei professionisti dilettanti, ecco diciamo così, professionisti che si dilettano a raccontarsi attraverso l'opera delle proprie mani, e a raccontare sé e a raccontare il mondo per come si è capaci e per il talento che è dato a ciascuno. Per cui, avendo condiviso anche qualche incontro col Baglio, in questi ultimi anni, purtroppo no, non ci è stato concesso. Ma vedo anche che c'è Francesco che saluto, anche se siamo tutti due di Rimini, praticamente non ci vediamo mai, perché questo non è bello. Ciao Francesco. Però la cosa interessante degli incontri con Calogero e con gli amici del Baglio è sempre stata questa, cioè di prendere sul serio questa domanda di felicità e di bellezza che c'è in ogni uomo. Per cui, dando seguito a questa serietà che devo riconoscere a Calogero e a molti amici del Baglio, e dando seguito a questa sua caratteristica, quando lui mi ha chiamato per quell'allestimento, io non ho potuto dire che sì. Perché? Perché mi interessa seguire persone come Calogero, mi interessa capire perché Calogero o anche altri amici vedono cose o intuiscono cose che io non intuisco. E in queste loro intuizioni portano sempre dentro qualcun altro, chiamano sempre qualcun altro. Ecco, questo è molto diverso dalla mia caratteristica. Se io difficilmente nel mio lavoro, io sono un artista e dipingo qua soprattutto, quindi lavoro con le gallerie d'arte, no? Il mio lavoro. Come diceva l'amico Rondoni, il lavoro dell'artista è un lavoro di solitudine, ma aggiungeva, ed è molto vero, che nell'atto pittorico, che è un atto che fai tu, che non può fare nessun altro al tuo posto, quindi è un atto di solitudine in questo senso qui, che se non lo fai tu, non c'è un altro che lo fa come te, ok? Ma ciò che porta quell'atto è una compagnia di incontri. Quindi dentro l'atto pittorico, che è un atto solitario, c'è dentro un mondo. Ecco, io tutti questi passaggi che oggi mi vengono, che vi racconto in maniera quasi così naturale, sono stati un vero e proprio lavoro negli anni. Considerate che io sono un artista, in realtà sono un giovane artista, perché sono solo 22 anni che dipingo. Io fino a 35 anni facevo sempre cose creative, facevo murales, facevo fotografia, facevo lo scenografo, facevo il pittore per mestiere, i trompe-l'œil nelle ville, le decorazioni, facevo di tutto. Ma in un incontro ho capito che avevo qualcosa da raccontare. Questo incontro è stato con un altro artista di Rimini, col quale avevo condiviso liceo artistico, Accademia di Belle Arti, e quindi vita insieme nello stesso appartamento, abbiamo dipinto insieme per 4 anni, anche durante l'accademia, ma che poi lui aveva preso la sua strada e lavorava già con le gallerie, e invece
facevo l'illustratore in quegli anni lì, non mi interessava niente, ma l'essersi rincontrati dopo un po' di anni mi ha permesso di, come dire, di andare a riprendere proprio l'idea stessa che le cose, che il mio racconto non può esistere senza un incontro. Quella lì fu una circostanza strana, perché io avevo bisogno di uno spazio dove tenere i colori, dove poter fare le sperimentazioni dell'affresco. E lui aveva uno studio dove a fianco c'era un piccolissimo spazio e ha detto: guarda, vieni lì, costa poco. Tra l'altro a me manca la corrente, io posso lavorare solo di giorno, ho solo l'acqua, però di là la corrente c'è. Quindi se tu lo prendi lo studio di là, tu mi fornisci la corrente e io ti fornisco l'acqua. E così è stato. Una circostanza, no? Banalissima, se vogliamo. Ma attraverso questa circostanza io, per andare a prendere l'acqua nel suo studio, tutte le volte vedevo lui che dipingeva. E questa cosa mi ha smosso dentro di nuovo, mi ha fatto domandare: ma io chi sono? Cosa desidero? E dietro queste domande, poi agli incontri fatti, perché poi questi nostri due studi sono diventati un luogo creativo, abbiamo fatto le mostre, facevamo durante la festa, perché ero in un borgo tradizionale qui di Rimini. Durante la festa di quel borgo esponevamo le nostre opere, si beveva, lasciamo stare, però erano tutte occasioni per iniziare un percorso, che è un percorso di incontri. Quindi la mia vita d'artista ha assunto questa caratteristica qui, quella degli incontri. Incontrare persone, incontrare luoghi, che poi diventano anche tema delle mie opere, ma soprattutto negli incontri riconoscere quelli che sono i maestri. Che lo dicevo prima, i maestri si incontrano anche per pura casualità. Il mio incontro con Calogero è stato casuale, se vogliamo, cioè eravamo tutti e due al meeting, no? Lui nel suo spazio e nel mio, ma è stata un'occasione, una circostanza. Mi è venuto a cercare lui, devo essere sincero, perché è venuto a vedere lo stand del clandestino e ha chiesto chi è che aveva fatto l'allestimento con quelle opere lì. E allora sono stato io. E così ci siamo conosciuti. Ma io non sapevo che Calogero fosse Calogero, questo Calogero qui. Per cui nel tempo, anche nella lontananza fisica, perché lui a Palermo e sono a Rimini, nella lontananza anche di modi di sentire le cose, perché se avessimo tutti lo stesso modo di sentire le cose, avremmo risolto tutti i problemi. Invece anche a volte dialoghi anche abbastanza duri, cioè io sono molto critico sul mio lavoro e sul lavoro degli altri, quindi non ho paura nemmeno a dirlo, che il lavoro degli altri è poco interessante, è poco curato. Secondo me dovrebbe smettere di dipingere, fare altro o fare un altro mestiere, perché non c'è storia. Ecco, in questa mia un po' anche anarchia romagnola, tipica romagnola, lui ha comunque voluto vedere, boh, non so, qualcosa di bene, qualcosa di buono, e ha insistito nel cercarmi. Lo ha fatto anche quando lui mi ha soprannominato il clandestino del bagno, mettendo insieme il fatto che io allestivo lo stand del clandestino e lui allestiva lo stand del bagno. Perché io del bagno sono sempre stato ammiratore, perché nella contemporaneità occuparsi di arte sacra è una cosa non solo difficile, ma è una cosa un po' controcorrente. Non siamo fuori moda, perché non è mai stato di moda. Ma è un settore che interessa poco, il contemporaneo. Quindi, come dire, è stata da subito una strada difficile da percorrere. E io sono sempre stato grato del fatto che ci fosse gente che si metteva insieme per lavorare insieme sul tema della Chiesa, proprio dal punto di vista proprio strutturale, quindi dall'ingegneria, all'architettura, all'oreficeria, alle vetrate, ai dipinti, cioè tutto quello che è la chiesa. Per cui vado avanti, ecco, quando mi devo fermare, fermami, o fermatemi, insomma, vado a ruota libera. Per cui, insomma,
me artista, cosa vuol dire avere amici che lavorano con la creatività e con l'arte per la Chiesa? Per me è sempre stata una domanda, perché io, come dicevo prima, di opere sacre ne ho fatte poche in realtà, poche niente. Ma è un tema che sento molto mio, un po' perché sono un uomo di fede, ma non basta essere uomini di fede, anzi, spesso e volentieri ho riconosciuto in opere di atei una profondità religiosa e misteriosa molto più interessante di quella di tanti artisti credenti. Per cui io a Calogero devo molti dei miei percorsi. Non ho lui e Americo. Calogero e Americo per me sono stati due veri maestri. Con Americo invece ho collaborato al meeting prima che nascesse il Baglio. È stata la mia prima collaborazione e da Americo ho imparato a progettare le opere per i luoghi sacri, cosa che non avevo mai pensato di dover fare. Eppure, in questo incontro, anche Americo, un altro bel carattere tosto, un bel anarchico pesarese, quindi insomma, un po' più anarchico di me, di origine pesarese, ma poi è diventato fiorentino nella vita. Anche qui è stato un incontro casuale. Io facevo quella volta al meeting una scenografia, dovevo ricostruire un angolo di una chiesa armena, quindi una scenografia vera e propria, insieme appunto all'altro mio amico di cui vi parlavo prima, e lui stava dipingendo nell'esterno della Fiera Vecchia, prima che si spostasse nella zona nuova, un pannello lunghissimo con il paesaggio riminese, delle colline riminesi, un coro che cantava e lo vedevo borbottare, lamentarsi, fumare moltissimo. Era più il fumo attorno a lui che non, che non la pittura quasi. Eppure, in questo incontro dove io muovevo i miei primi passi, facevo le mie prime cose come quadri, lui è stato lui a chiedermi: ma tu chi sei? Ecco, lì forse c'è stato lo scatto vero, e quindi sono anche un po' commosso a parlarne perché non avevo mai avuto neanche occasione di raccontarlo. Ecco, tu chi sei ha, come dire, ha creato una ferita, ha aperto una ferita. Forse a una domanda già esistente che mi ha fatto prendere sul serio il mio fare artistico. Se cioè, io sapevo fare le cose, se c'è una cosa che io so fare è dipingere, disegnare con qualsiasi tecnica di qualsiasi dimensione, non ho mai avuto problemi. Il mio primo murale l'ho fatto a 15 anni, di 40 metri quadrati, quindi insomma è un pezzo che dipingo. Ma saper fare, no, in quel caso lì, il tu chi sei, io sono il Davide che sa fare tutto con le mani. Mi basta? Ecco, questo è stato il primo vero passo. Un amico che ti chiede tu chi sei, nonostante sia amici, nonostante lui sa chi sei tu e chi è lui, ma il fatto che questo amico te lo domandi, è evidente che è una domanda che fa a te, al profondo di te. E questo profondo di me a me interessa. E sono io l'ho scritto sul muro del mio studio. Per cui ecco, ribadisco, i maestri si incontrano nelle maniere più fortuite. Cioè, sostanzialmente, la realtà è più forte di ogni mia fantasia. Ciò che accade è diventato il punto vero del mio interesse, del mio esistere. Ciò che accade, bello, brutto, strano, storto, dritto, ciò che accade. Ed è quello che mi ha permesso anche di essere molto più libero, molto più sereno nei rapporti di amicizia,
molto più schietto anche, cioè molto deciso nel raccontare quello a cui tu credi. E questo accade solo nella realtà. Io tra l'altro vengo come formazione dal mondo del fantasy, quindi la fantasia, il potere, poteva, nel mondo fantastico può succedere qualsiasi cosa, quindi come forma mentis era completamente un'altra, ma aveva sempre un punto di origine che per me era rimasto, è tuttora il fondamento, che anche una cosa di fantasia deve avere una solida base nel reale. E faccio un esempio banalissimo. Per disegnare bene un mostro, per quanto storto sia, o conosci l'anatomia o il mostro non sta in piedi. Ed è evidentissimo questo, soprattutto nei film, no? Cioè io poi, vabbè, ho un figlio che fa i film di fantascienza, quindi insomma, è una famiglia strana la mia. Però è come dire, ogni volta che uno pensa di essere più intelligente, più furbo, più fantasioso, più scaltro della realtà, ecco che la realtà gli si impone. E questo imporsi della realtà è veramente il fascino più grande, è la cosa più grande che ti possa accadere. Vi dico queste cose perché questo lavoro con Caosolo è nato così. È nato nel riconoscere la realtà come dato principale da cui viene il bene per me. Per cui un amico che ti vuole coinvolgere in un progetto e quando mi ha chiamato mi ha detto devo allestire una stanza, del, beh, insomma, vuole, hai bisogno di me per questa stanza, puoi chiamare chiunque, no? Però quando lui mi ha raccontato quello che gli era successo, ecco, allora, questa realtà è più forte di ogni mia fantasia, per cui ho detto subito sì. E rispondere sì è una cosa che mia mamma mi ha sempre detto quando io ero bambino, mi diceva, ma è possibile che dite sempre di no? Il giorno in cui imparerete a dire di sì, sarete più felici. E lo sto sperimentando nella mia vita. Se uno quando incontra la realtà dice sì, qualunque essa sia, sì, perché dentro la realtà c'è un bene per me. C'è un bene da Davide, dimmi. chiederei a chi ci ascolta di fare qualche domanda, di farti qualche domanda o di farci qualche domanda, se la vogliono fare tutte e due. Vediamo se ho qualche osservazione. È vero, sono Giuseppe. Ciao Davide. Ciao Giuseppe. Giuseppe. Oh, ecco, non te lo Sì. dire. Ah no, perché è un altro nome, Aldina Vergine. Mia moglie, è che sto lavorando al computer, uso quello Anche di mia perché non ci moglie. credo che sei vergine. Comunque è vero, a proposito di Vergine, è proprio vero che è il Fiat che genera, no? Ce l'ha insegnato Maria. Che se dici sì, poi qualcosa, solo così, col sì che si genera le cose. E questa è la cosa più grande, non ce n'è altra, perché il no non fa niente, invece il sì cosciente di abbracciare le cose genera. E mi piacerebbe vedere questa parete, però, no? Questo lavoro che avete fatto insieme. Vedete? Sì. Si vede? Sì. Diciamo, questa è la sala di Città del Mare, di questo villaggio turistico che è in un posto molto bello, diciamo a Terrasine, diciamo, andando verso Trapani da Palermo. La sala è squallida, proprio molto squallida. Poi bassa, anche il tetto è basso, è appena quasi 3 metri circa, forse meno di 3 metri, 3 metri preciso, forse 3 metri e qualche cosa. Per una sala così grande dà un senso un po' di angustia, devo dire, quando uno ci arriva. E lì bisognava fare qualcosa, messo il palco, la maquette e questi pannelli che sono qua in questo momento, che sono, diciamo, come progettazione sono due grandi pannelli. E poi uno centrale dove c'è il crocifisso che vedete a destra,
abbiamo messo questo pannello che è piuttosto alto, secco e lungo, con i volti dei camionisti dipinti da Davide. A sinistra c'è diciamo una Madonna, però in realtà è la Vergine delle Rocce, mi pare, Davide, giusto? No, è l'adorazione dei magi di Leonardo. Cioè, è l'adorazione dei Leonardo. magi. Bisogna avere, è È un l'adorazione dei magi. quadro realizzato per una mostra di arte sacra ispirato all'opera di Leonardo. L'ambone, e nell'ambone e nell'altare ci sono dei disegni che sono di Americo Mazzotta, che diciamo sono il residuo dell'allestimento precedente. Nell'ambone ci sono i quattro esseri viventi, insomma, che rappresentano i quattro evangelisti, che sono stati realizzati in una chiesa, forse a Villa Verrucchio, mi pare, oppure insomma una chiesa che è stata fatta da Amerigo, non ricordo bene questa qua. E poi nell'altare invece c'è un agnello, diciamo, pasquale, sempre di Amerigo, ecco. Il pannello grande di destra, in pratica è fatto, diciamo così, cioè c'è una specie di buco. Nel buco normalmente veniva proiettata l'immagine restante del quadro di Davide, con i riflessi notturni che lui fa. E per il resto invece c'è la stampa. Questo perché è necessario che quando si fanno c'è le lezioni che fa di solito Padre Sicari, si possa vedere in questo schermo grande Padre Sicari, diciamo, scompare la macchina che per ora si vede e compare Padre Sicari, che può essere visto anche da lontano, perché a partecipare agli esercizi erano circa 500 persone. Questo è Sì, il. è un allestimento fatto con stampe dei miei quadri, sono Sì, riproduzioni. certamente, sono tutte stampe. Naturalmente Davide mi ha mandato i file e io le abbiamo fatte stampare, eccetera, eccetera. Mi ha aiutato il mio collaboratore che avevo allora, che è Emanuele Di Vita, che fa l'altro scenografo, insomma. È stato anche, ha dato un contributo pure lui in questa cosa. Quindi quando mi ha chiesto le immagini delle mie opere, io gli ho mandato giù un po' di tutto, appunto, dai volti alle strade, all'opera sacra, no? Ed è stato Calogero, credo, col suo collaboratore, a decidere che era importante ci fossero tutti gli elementi, perché i volti dei camionisti, anche in questo caso qui si tratta di opere nate da un incontro. I camionisti, allora io ho sempre dipinto la strada, no? Come tema, che è anche è un tema filosofico quasi, no? Se vogliamo, che è un percorso da fare. Questo percorso è percorso da tanta gente, ma coloro che lo vivono più in maniera più drammatica sono camionisti. Per cui quando ho sentito il desiderio anche di cambiare soggetti, perché dopo tot anni che uno dipinge sempre le strade, cerca anche vie alternative, ma senza allontanarsi dal tema, perché per me rimaneva importante. Vado un giorno a trovare un amico che fa il meccanico di camion e vedo sto camionista che ha una faccia stupenda. Aveva un camionista, tra l'altro, che aveva quasi 80 anni e aveva queste rughe sul volto, magrissimo, con queste rughe sul volto che sembravano le crepe dell'asfalto. E questi due occhi, queste due palle d'occhi grandi, spalancati, che sembravano delle passanghere in mezzo all'asfalto. Quando l'ho visto mi sono illuminato, ma ne posso fare qualche fotografia perché vorrei farle il ritratto. E lui ha accettato,
E io ho fatto il mio primo quadro dei camionisti, ma con questa idea qui sempre, cioè non di fare un semplice ritratto, ma che quel ritratto raccontasse dei luoghi, dei mondi, una vita, e quindi ho accentuato questo desiderio preparando la tela con dei colori, buttati anche un po' a caso in maniera astratta, con dell'acrilico. Poi sopra l'ho dipinto in bianco e nero. I volti sono tutti dipinti in bianco e nero. Perché? Perché sono i colori dell'asfalto, la ghiaia e il catrame, la ghiaia bianca e il catrame è nero. Per cui ho, cercando di raccontare questo volto, ho cercato di raccontarlo con i colori di quel mondo lì, che è quello dell'asfalto, che il camionista vive tutti i giorni. Ed è nata questa serie di volti. E quando Colosio l'ha visti, ha subito detto: ma questo è il popolo. E li ha inseriti. Colosio è uno scoperto continuo. Cioè, tu mi mandi delle cose, lui ne vede delle altre. Non so, devo smettere di farti complimenti, Colosio. Se si deve smettere, questo deve, no, basta, questo basta No, però assolutamente. è bellissimo perché. Sì. Ma anche con Mazzotti, ma anche con altri, quando ci si vede, le quattro parole che ci si scambiano non sono mai banali. Questa è un'altra caratteristica non solo delle persone intelligenti, ma degli amici, dell'amicizia. È tipico dell'amicizia che quando si è insieme un minuto, ci si vede al telefono come oggi, col web. Ecco, che non sia che l'amicizia non è intanto non è mai scontata. Secondo, è un'amicizia vera se va all'origine. E queste amicizie qui sono quelle che vanno all'origine di te stesso, che ti permettono di fare dei passi. E guardate che nel mio mondo, quello dell'arte contemporanea, se uno cambia, è rovinato. Cioè, il mondo che ti ha conosciuto con quel tema lì, con le macchine, vorrebbe riconoscerti per sempre con quel tema lì, se no non sei più te. E io ho sempre pensato che questa fosse la morte umana, umana, di umanità, di ogni artista, e non l'ho mai accettato. È anche il motivo per cui io faccio più fatica a lavorare con i galleristi, perché i galleristi non accettano, cioè il mondo dell'arte non accetta che sei diverso da quello che il mondo vuole che tu sia. Per fortuna la mia storia è un'altra e per sostenere questa storia ho bisogno di questi incontri, ho bisogno di nuovi incontri, ho bisogno di sfidare le persone come fa Calogero, sfidare me stesso e sfidare le persone a esserci, a esistere. Vediamo se c'è qualche altro che vuole dire qualcosa. Anche voi. Non mordo, eh. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Sono Giuseppe, non so se si ricorda, io Sì. la seguo da tanto tempo, ho un suo quadro che ho acquistato al meeting di Rimini da lei diversi anni fa, di una strada di Rimini. Quando dipingevamo al clandestino, dico bene? Probabilmente ora l'anno esatto non me lo ricordo perché la mia memoria è, diciamo, un po' labile. Un po' dopo forse è stato, non mi pare. Sì, forse sì, qualche anno dopo, sì, non è proprio tantissimo. Scusami, è quello blu? È quello blu con Vuole glielo faccio vedere, ce l'ho in rosso, salone. con riflesso rosso? Aspetta. Vediamo, Forse è quello. vediamo. Non so se si può girare. Ah, questo è il lungomare, sì, il Viale delle Regine, sì. Bel quadro, chi l'ha fatto? Da allora la seguo sempre. Lei si deve immaginare che il mio primo accesso a Facebook l'ho fatto per seguire, diciamo, le sue ultime creazioni, e Ringrazio. ancora oggi lo uso quasi solo per quello. E quindi, diciamo, il suo tratto, il suo modo di guardare la realtà mi ha sempre un po' stupito e mi ha destato sempre ammirazione. Anche
anche l'efficacia e l'incisività con cui rappresenta la realtà e con cui, diciamo, la scava, parlava sempre di incontro e di mistero dentro la realtà e quando guardo un suo quadro, il richiamo ad una ricerca di significato e di mistero è sempre fortissimo. Infatti, ogni volta nel salone mi piace soffermarmi sulla sua immagine. E negli ultimi anni ho notato che sta, diciamo, evolvendo anche il soggetto, non è più semplicemente un paesaggio urbano, ma è anche un paesaggio naturale. Ho visto alcune marine bellissime, oltre ai ritratti. E volevo capire anche questo percorso, cosa lo sta determinando. Come la natura le parla e come la provoca rispetto all'attività artistica che fa. Allora, l'incontro con la natura è sempre stato per me un percorso particolare perché è sempre stato abbastanza occasionale. Un raggio di sole improvviso che appare fra gli alberi. A volte trovavo più interessante raccontare l'albero con il raggio di sole piuttosto che il riflesso sull'asfalto, che era un po' il tema, no? Di questo sole sull'asfalto. La natura entra per la sua forza nel mio percorso artistico. Non è mai scontato. Così come non è nemmeno voluto, cioè nel senso che io non è che voglio raccontare la natura, è che la natura accade, a volte accade più forte appunto, di tutti i miei pensieri sulla realtà, di tutti i miei desideri sulla realtà. E quando accade così forte, non posso fare altro che dipingerlo. Le mie marine sono nate in primis durante un temporale invernale sulla spiaggia di Rimini. Io amo Rimini soprattutto d'inverno, quando non ci sono gli ombrelloni, non c'è le decine di migliaia di persone in giro. I temporali sul mare hanno sempre un fascino particolarissimo, che è molto diverso dal temporale in montagna o in campagna, perché è una forza che si scatena su un orizzonte. Non c'è un orizzonte e c'è qualcosa che gli si scatena contro. E questa forza di questa veemenza che ha il temporale mi ha affascinato moltissimo. Tra l'altro, in una circostanza stranissima, c'era questo cielo che era color verde bosco, perché avevo c'è una strana rifrazione della luce. Dopo mia moglie ha provato a spiegarmi, con lei insegna fisica, non ci ho capito niente. E quello che a me interessava era che comunque era accaduta questa cosa. E io l'avevo vista. Quindi sono tornato di corsa in studio. Io ho dipinto una quindicina di opere, proprio di getto, una quindicina di opere, più grandi, più piccole, cambiando toni, mescolando, provando anche a trovare un altro linguaggio confronto al tema della strada, no? Per cui ho aggiunto, ad esempio, nella parte della sabbia, che questa divisione fra l'orizzonte e il cielo era evidente, cioè il cielo è niente, cioè non c'è materia, non c'è una materia nel cielo, anche le nuvole non sono materia, anche il fulmine non è materia. Invece la spiaggia e il mare sono concreti, sono tangibili, si possono toccare. Allora, anche nella pittura ho accentuato questo, ho aggiunto ad esempio la polvere di quarzo impastata col colore olio per ottenere questa idea della sabbia materica, cioè che anche dal punto di vista visivo e tattile fosse possibile sperimentarlo toccando il quadro. Il cielo liscio e la sabbia ruvida, no? Per cui quando si fanno degli incontri è sempre l'oggetto che impone il metodo. Io questo l'ho imparato tantissimi anni fa per l'esperienza di vita che faccio. È l'oggetto che impone il metodo. Quindi rispondere a quell'oggetto vuol dire anche essere disposti a cambiare metodo. E questo lo sto sperimentando di volta in volta, ogni volta che affronto un tema nuovo.
ultime opere che ho fatto, proprio negli ultimi 2 mesi, sono dei temporali che prendono ispirazione da immagini vere, ma che diventano altro. Cioè, rimangono temporali, cioè tu vedi, dipinto un temporale. Però non sono riproduzioni di fotografie di temporali. Il desiderio è sempre quello che il temporale sia sempre un segno. Cioè, che anche il temporale è un punto di bene, un punto di ricerca, di senso della mia vita, della mia storia, delle cose che mi accadono. E quindi anche questi temporali si riempiono di luce. E anche per questi temporali qui ho sperimentato un nuovo modo, perché dipingere semplicemente a olio con la spatola, come ho sempre fatto, su tela non era più sufficiente. Quindi ho iniziato a preparare le tele, cosa che invece ho sempre usato tele già pronte. Le preparo perché la luce che viene fuori solo dai colori non mi è sufficiente. Usare un fondo lavorato, preparato per ottenere certi effetti di luce che con l'olio non si ottengono, ecco, fa parte di questo nuovo percorso che sto intraprendendo adesso. Questo desiderio di lavorare sul temporale, tra l'altro, il primo dipinto il giorno, la sera prima che scoppiasse la guerra, e per me non è occasionale, non è una cosa scontata, era come sentire che qualcosa stava accadendo, che qualcosa di forte stava accadendo, ce l'avevo proprio dentro come desiderio. Il giorno dopo è scoppiata la guerra, per cui per me è un segno. Dopo uno può leggere come gli pare, ma per me è un segno. Questo desiderio di dipingere la luce, perché il tema rimane sempre quello, senza i vincoli della prospettiva, senza i vincoli dell'architettura, senza i vincoli delle sagome, delle macchine, no? Delle strade, così, è nato perché io ho fatto 5 anni di consigliere comunale a Rimini, e anche presidente della commissione cultura. È stato un impegno importante per me, mi ha portato via l'80% del mio tempo, perché per abitudine, quando faccio le cose, le voglio fare bene. E quindi ho fatto questa attività politica per la mia città per 5 anni. Quindi ho dipinto pochissimo. E quando ho ripreso in mano il pennello il giorno dopo le elezioni, che non sono più stato rieletto, ho proprio il desiderio di libertà. Questo desiderio di libertà è venuto fuori appunto eliminando tutti quelli che sono gli obblighi, no, se vuoi disegnare una città, la prospettiva la devi fare, la devi costruire, la devi dosare, la devi pensare, progettare. Cioè, non avevo voglia di tutto questo, avevo proprio il desiderio di essere libero, e il paesaggio mi ha permesso questo. Mi ha permesso di essere più sereno nel riaffrontare la pittura. E sono nati, secondo me, dei quadri, dal punto di vista proprio della luce, molto, molto belli, molto interessanti. Molto bene. E quindi, cioè, appunto, attraverso il percorso che uno fa, riconoscendo un bene per me sempre, personale, sempre, che poi diventa anche la cosa strana dell'arte, è che il tuo bene personale, che è l'atto pittorico, no? Cioè, l'atto pittorico dove tu ci metti dentro tutto, diventa, come anche nel tuo caso, un bene per te. Cioè, il bene per me, in questo caso, corrisponde anche con un bene per te, che tutti i giorni ti guardi il quadro e riconosci le cose che dicevi prima. Io credo che, boh, un artista più di così non possa pretendere dalla storia del suo lavoro, dalle sue opere, no? Il tuo figlio diventa figlio di qualcun altro. Davide, ci diamo un tempo, diciamo che chiudiamo alle 12 e un quarto, per cui se ci sono altri interventi. Sono un po' prolisso, lo so, però le occasioni di No, raccontarsi sono no, è veramente poche. interessante, tranquillo. Parafrasando, dove ti sta portando la strada? La strada mi viene in mente quando ho sentito Bob Dylan a Bologna dal Papa, e il Papa ha risposto: Blowing in the wind,
quante le strade. E Giovanni Paolo II disse: una è la strada. A te dove ti sta portando adesso, quindi la strada? Perché noi andiamo Hai come a già tentoni, risposto un po' comunque. ma noi andiamo sempre come a tentoni, no? Con dei tentativi, che possono anche essere più disparati, no? Se vogliamo, più differenti, e più sofferenti anche, perché sono tentativi che portano anche tanta sofferenza. Sicuramente nel mio caso l'essere un uomo di fede rende chiara la strada che è da percorrere, ma la strada rimane complicata, cioè rimane una strada molto legata a ciò che mi accade, no? Che in questo momento vuol dire avere due genitori col Covid, col focolaio nei polmoni, gli altri due, i due suoceri, uno che non cammina più, l'altro che l'hanno operata, è stato in ospedale 2 mesi e mezzo, dove sta una settimana sola con complicanze del cuocere. Ecco, vuol dire anche che tutto questo ha a che fare con me e ha a che fare col bene per me. Questo, secondo me, nel mio caso è il punto di evidenza, cioè il punto di evidenza di una strada, che ciò che accade è un bene per me. Questo è quello che mi ha sempre convinto anche a non smettere in periodi molto bui, molto critici. Io non riesco a essere slegato dal mio fare artistico, dal mio mettere su tela, mettere su carta ciò che incontro, ciò che provo, ciò che mi accade. È il mio modo di raccontare me e di raccontare il mio mondo. A parole non sono così bravo. Scrivere poesie non sono capace. Ho lavorato tanto per imparare a dipingere e lo faccio attraverso la pittura. Però sì, le strade possono essere tante, ma la mia è questa. Dite qualcosa, non dicono niente, queste qua sono imbambolate. Si sono addormentate. Le ho addormentate. No, stiamo ascoltando. L'ultima avventura che mi è capitata è quella dell'insegnamento. Io non ho mai insegnato in vita mia, quest'anno mi hanno chiamato a fare il supplente, devo fare solo 15 giorni dall'8 novembre e invece finisco adesso la Pasqua. Ed è stata un'esperienza bellissima di incontro con i ragazzi che mi ha stupito per la grande, enorme domanda di felicità che hanno. Altro che ragazzi spenti. Tutti i professori si lamentano che i ragazzi sono spenti. No, 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 i ragazzi sono belli accesi, bisogna saperli guardare. E quella è la differenza. La domanda ce l'hanno forte. Dove hai insegnato, Davide? Dove insegna? Grande. All'artistico laboratorio di pittura. C'è Antonio Mazzotti ancora collegato o no? Antonio. Ci sei? Mi sa che non c'è più, mi sa. Se n'è andato, se n'è scappato. Dai, so che faceva volontariato alla Caritas in questo momento, quindi era un po' a singhiozzo, mi sa. A Barbara, proposito. Barbara. Calogero, allora. Barbara, dici qualcosa. Io Davide l'ho conosciuto durante l'esperienza, diciamo, con Amerigo a Rimini. È stato molto, sono contenta, insomma, di rivederlo e quindi fa piacere. Sono quella che poi a un certo punto ha mollato. Ho detto no, non era per me. Perché no, in realtà poi io Amerigo l'ho stretto ancora di più, perché Spero non per colpa mia. no, il problema è diciamo, il problema è che c'era il problema,
No, nel senso sono i caratteri, sono l'esperienza, ma faceva proprio parte della domanda, la stessa domanda che ha fatto a te, tu chi sei? E io ero davanti alla stessa domanda, tu chi sei? Infatti per questo ho detto, punto, diciamo così. Poi questo tu chi sei, penso che diciamo, non c'è una risposta. Come hai detto tu prima, no? Dicevi, i galleristi mi vogliono così. C'è un cammino, cioè tu chi sei sì, in relazione a uno sguardo, sicuramente quello da Amerigo arriva fino in fondo, secondo me tocca pure l'eternità, perché insomma, per me continua ad accompagnarmi, ma è una domanda che insomma viaggia per tutta la vita, tu chi sei? Perché diciamo fondamentalmente secondo me il Signore bisogna cresce con noi, bisogna incontrarlo tutti i giorni, non basta, infatti bisognerebbe andare a messa tutti i giorni. Però mi è piaciuto molto quello che hai potuto condividere, insomma, per quanto riguarda l'esperienza artistica, tutto l'iter, diciamo anche lo sguardo sulla realtà, relazione anche allo spirito. Insomma, è molto bello il fatto che tu abbia condiviso con noi e quindi insomma ti sono grata insomma per questo Grazie a voi. bene. Barbara, tu hai regalato ad Americo il taccuino che gliel'hai portato all'hospice Oddio, ancora io ho regalato. e no, ma no, mi chiedo, ma i colori gliel'hai portati pure tu o se li hai fatti portare? Allora, Come è stato? io gli ho portato un paio di tavolette che a me piacevano tantissimo perché l'ho sperimentata, quindi diciamo era una tavoletta che mi piaceva, una tavoletta che non era acquarello, si può utilizzare sia come matita che come acquarello. E quindi siccome diciamo mi piaceva, ho detto vabbè, gliela la porto, ma una cosa semplice. Insomma, Cioè, voglio dire, ma siccome quando tu parti passi a un amico, lo strumento per disegnare pure tu gliel'hai fornito. Cioè, ma io non è che gli ho Enrico. fornito lo strumento per disegnare, in realtà veramente lui già disegnava perché faceva vedere sulle foto, insomma, dei pezzi di carta così. Io ho detto, beh, non li porto così, ma era, insomma, non va sottolineato così, cioè nel senso tranquillo, non è che gli ho fornito io lo strumento ce l'aveva lui. Io gli ho portato soltanto un taccuino e con delle matite perché insomma a me, diciamo, mi avrebbe fatto piacere se l'avessero fatto a me, visto dovendo stare fuori casa a disegnare, l'ho pensata così, ma fondamentalmente diciamo quello che ci siamo scambiati un Amerigo nel percorso di un, insomma, non voglio dire di una vita, però diciamo che potrebbe. Oddio, scusate, devo togliere il gatto. Diciamo un'esperienza di una vita è molto di più di un taccuino, quello che ci siamo dati, Comunque diciamo. lo hai riacceso. Io, ma diciamo che la sua fiamma è sempre accesa anche ora. Perché diciamo, se è vero che siamo un solo corpo con Gesù, con l'Eucaristia, vivendo ancora in comunione con Gesù, non si può non stare nella comunione dei santi. E quindi, se un santo mi è stato dato in vita, tanto più nel cielo. Credo. Fantastico. Calogero, posso dirvi due cose sul quadro che ho messo qui dietro? Oh, l'ho messo qui dietro perché questo è un quadro che ho fatto 4 mesi fa. Si intitola Esterno Notte ed è l'esterno di un locale, di un ristorante, in una curva di una strada. Naturalmente la strada bagnata perché è un po' la caratteristica del mio lavoro. Ma mentre lo stavo dipingendo, così, distinto, contato le persone sedute al tavolo. E le persone sedute al tavolo sono 13, più un cameriere che serve. E ce n'è uno, lui, vestito di bianco.
giuro che non l'ho fatto apposta. E allora il sottotitolo è Quasi un'ultima cena. E questa cosa non è strana, mi è accaduta ogni tanto, di riconoscere qualcosa di più di quello che io ho messo sulla tela, nel mio desiderio di raccontare un luogo, una situazione di luce. Come dicevo prima, l'incontro col camionista, gli stop delle auto che si accendono, no? Sono tutte circostanze, occasioni, non occasionali, ma occasioni, cioè opportunità di poter riconoscere in quello che tu stai facendo qualcos'altro, qualcosa che accade al di là della tua capacità e della tua semplice interpretazione. L'ho messo qui apposta perché è emblematico di questo che vi ho appena detto, di questo racconto. A volte ciò che accade, la realtà è molto più forte di ogni mia fantasia. E questa è l'evidenza. Perché mentre io dipingevo non pensavo assolutamente all'ultima cena, eppure è accaduto. E quindi mi sono venute in mente le ultime cene del Veronese, no? La cena, i grandi quadri, chilometrici quasi. E quindi dentro c'è tutto. C'è uno veramente a volte bisogna semplicemente staccarsi e riconoscere, staccarsi per poter vedere. Basta, non vi tedio oltre. No, Davide, no, mi sembra che questa tua descrizione e questa intuizione che hai avuto nel mettere questo quadro dietro di te, come dire, dimostra l'intesa che abbiamo avuto quando ti ho fatto la proposta di questo lavoro. E chiude un po' la nostra conversazione sul punto in cui è nata, è iniziata. E per cui mi sembra veramente stupefacente questa cosa qua, perché alla fine anche questo fatto che ci siamo incontrati così, diciamo, con questo strumento, in questo modo, questa mattina, in un orario in cui mi hanno detto tutti, ma tu alle 11 non ci sarà nessuno, figurati, eccetera. Eppure anche questo è stato un avvenimento, diciamo, questa nostra conversazione questa mattina. Ed è l'avvenimento sempre di in cui emerge un imprevisto, una cosa che io non avevo previsto, che tu chiudessi in questo modo la conversazione, come non avevo previsto che il lavoro che mi hanno proposto questi amici alcuni anni fa di fare questo allestimento potesse acquistare questo significato così grande per me, per cui quest'anno che me lo hanno richiesto mi ha fatto veramente molto piacere, per cui dovendo pure inventarmi una cosa in qualche modo nuova, un'altra cosa perlomeno, oppure tirare fuori la cosa mi è stato loro mi hanno in effetti non c'è niente da fare. E Cioè, allora come io ci arrivavo che succede qua? Il microfono di Cleofe che Spegni il microfono, Cleofe. Stop, scusate, scusate, non sentivo nulla, adesso vi saluto e sto ascoltando. Va bene, grazie, stacca il microfono comunque. Stacca, l'ho fatto. No, stavo dicendo che in effetti non c'è niente da inventare mai, c'è solo da cogliere le occasioni, da cogliere quello che c'è nella realtà. E per cui questa volta questi amici carmelitani mi hanno detto il titolo del loro convegno, che è Verso Emmaus. Allora, il Verso Emmaus mi ha fatto pensare al cammino umano che fa l'umanità anche oggi, e perciò ritorna il tema della strada, e mi ha fatto pensare a Emmaus, cioè una località della Palestina vicino Ramallah, che è la capitale dell'autorità palestinese, dove sono stato, credo, 6 anni fa,
cioè ci stavamo andando una mattina con un frate che ci poteva, che aveva il, diciamo, il pass per poterci entrare perché è una zona, diciamo, calda, e lungo la strada ci hanno, hanno telefonato a questo frate, ero io con mio figlio Vincenzo, eravamo in tre, e lui riceve la telefonata, poi dice: dobbiamo tornare indietro. E perché dobbiamo tornare indietro? Dice: dobbiamo tornare indietro perché là ci sono delle, diciamo, una, delle, c'erano degli scontri proprio attorno alla chiesa, cosa che succedono spesso lì. Comunque dice: dommeta, e siamo tornati indietro. Poi ci siamo andati dopo due giorni, e in pratica era successo che l'esercito israeliano era entrato, diciamo, dentro i territori palestinesi, erano, i militari erano stati accolti da una sassaiola di ragazzi che diciamo, difendevano la loro, il loro territorio a colpi di sassi, però difendendo da colpi di sassi ai militari è partito qualche colpo ed hanno ucciso un ragazzo di 18 anni e lo hanno lasciato lì a terra, si sono ritirati. E poi noi, quando ci siamo andati dopo due giorni, c'era una situazione molto spettrale, che diciamo deserta, perché era successo questo fatto con questo ragazzo di 18 anni che era stato ucciso. E questo fatto a, diciamo, a Emmaus, cioè nel luogo dove i discepoli, appunto, di Emmaus andavano da Gerusalemme smarriti, senza speranza, però lungo la strada, diciamo, racconta gli Atti degli Apostoli, diciamo, una presenza, la presenza del risorto si è fatta vicino a loro e gli ha spiegato il senso della strada, il senso della vita. E lui, loro poi hanno detto, raccontando a loro stesse la cosa, dice: ma non ci ardeva il nostro cuore. E io questa mattina ho avuto uno scambio di messaggi con Roberto Filippetti, che avevo invitato a questa conversazione, e lui mi ha detto, dice: ma io ho giorni, in questi giorni ho giorni di fuoco, perché è sempre molto impegnato. E io gli ho detto, io ho risposto in un messaggio: è un fuoco come quello che abbiamo sentito nella una lettura di qualche giorno fa, la di Anania, la dei tre che erano state messe nella fornace, e dentro la fornace c'era la brezza fresca. Cioè, è un fuoco con la brezza fresca quello in cui sei. E perciò, diciamo, possiamo vivere dentro il fuoco e sentire questa frescura, diciamo. E comunque, stavo dicendo del tema, il tema era appunto il cammino degli apostoli di Emmaus, perciò diciamo, nell'allestimento di quest'anno metterò le riproduzioni delle vetrate di Emmaus, proprio della Basilica di Emmaus, e questa volta, la prima volta che Lorena, che è qua, farà. Che farai, Lorena? Ecco, se la facciamo parlare. Lei della mascherina, e non si può farai. Poi magari lo facciamo vedere dopo. Salve a tutti, intanto, buongiorno di nuovo. Niente, essendo il tema il cammino, ho abbozzato, diciamo, dei disegni d'acquerello in cui ho cercato di rappresentare della gente in cammino. Poi abbiamo scomposto, dopo aver scannerizzato questo acquerello, l'abbiamo scomposto e l'abbiamo adattato alla scenografia, per cui c'è molta gente che si incammina verso il centro di questo palco. Questo è il modellino in scala.
E sopra la gente che cammina ci saranno le vetrate che rappresentano appunto il cammino verso Emmaus. Non so come farlo capire meglio. Va bene, Questo è quello che abbiamo fatto. E abbiamo preso, diciamo, preso un po' come ispirazione gente in cammino da, diciamo, migranti e anche quelli che fino a, diciamo, a qualche tempo fa di cui si sentiva parlare più spesso, adesso sentiamo della gente che scappa dalla guerra, però diciamo, abbiamo cercato un po' di raccogliere tutti coloro che sono in cammino per un motivo o per un altro e che lo sono stati, ecco, quindi mettendo insieme più tutti. Davide, Sì. Grazie e allora ancora grazie. a voi. Continuiamo, ecco, questo possiamo dire, continuiamo la strada.